Ha debuttato ieri al Polo Fieristico di Via Lunga a Bergamo la nuova fiera dedicata al turismo religioso e ai pellegrinaggi, una novità assoluta per la città. Unica nel suo genere a livello nazionale, la manifestazione è stata ideata come punto d'incontro per offrire proposte sempre più confacenti alle attese di turisti e di pellegrini. Una tipologia di turismo considerata a torto minore. È un'esperienza, anzitutto, un'esperienza di fede, un incontro, quello che noi diciamo, un cammino, un cammino di fede alla ricerca dell'essenziale. Il trend è in positivo. Sì, il trend è in positivo, direi che al di là della la crisi che tutti conoscono, eh, però mh, è un turismo che mantiene una sua stabilità e quindi non sta soffrendo come altri settori. Il viaggio religioso ha la capacità di coniugare il turismo semplice fine a se stesso con una meta sacra. Presenti in fiera tour operator locali, nazionali, ma anche provenienti da paesi come l'Irlanda, la Moldavia, la Croazia e la Polonia. È chiaro che tutte le mete religiose hanno un loro richiamo. Mejugorje è l'ultima, chiamiamolo non essendo pure santuario, è comunque una delle ultime mete, ma in pochi anni diciamo dall'81. Anno in cui sono iniziate le prime apparizioni, dal 1981 ad oggi è diventato il terzo posto per richiamo di pellegrini rispetto a Lourdes e Fatima che gli stanno davanti. Il turismo religioso risponde ad una domanda sempre crescente per far vivere a chi fa viaggi di questo tipo un'esperienza singolare che li aiuti anche dal punto di vista dello spirito. La gente riscopre veramente il richiamo a una dipendenza totale da Dio.